Tornando a agganciare a quello che diceva Mario sul fatto, diciamo, dell'invitare persone, magari anche che non sono del movimento, per supportare comunque dei temi. A questo io mi aggancio perché vi voglio preavvisare che io venerdì, nell'aprire la riunione, diciamo, che farò sulla disabilità, già mi stanno contattando persone. Perché io non la farò con una etichetta a nome nostro del movimento. C'è anche la pagina che sta su Facebook, si chiama Disabilità e Dintorni Campania, però io non ci ho voluto dare una cosa Movimento 5 Stelle. Perché? Perché mi hanno chiamato e mi hanno contattato persone che sono vicine a questo tema, vogliono partecipare. Io ho aperto un wiki dove parteciperemo tutti. Però hanno detto, cioè, preferiscono, cioè, rimanere nella cittadinanza così, senza avere una specificità. Questo per questo io dico, mi agganciavo a quello che diceva, ma nel senso che, cioè, se vengono persone che sul tema ci possono aiutare e che comunque possono dare un loro contributo, cioè, io almeno mi sento comunque di includerle. Cioè, non di escludere nessuno. Questo non significa che queste persone, diciamo, dovranno candidarsi, ecco, cioè, aiuteranno solo il progetto. Va io bene, è quello che voglio fare io. Senza etichetta. Venerdì, cioè, io apro un progetto a cui parteciperemo tutti quanti. Indipendentemente, diciamo, senza ognuno di noi darà il suo contributo. Cioè, chi è, per esempio, che lavora con la scuola, per chi con gli uffici, ognuno potrà rendersi partecipe nel wiki, perché io ho aperto, diciamo, già tante stanze, per cui non ci sarà nessuno che rimarrà escluso. E siccome che già, cioè, ho visto, senza fare nomi di nessuno, che comunque già qualche attivista un po' di, come posso dire, ha mostrato dei malumori su questo fatto già di partire in questo modo. Ma scusate, ma io come dovrei partire, Pedro? Cioè, indire, tra virgolette, una riunione comunque su un meetup, ma il meetup è uno strumento digitale che serve per creare degli eventi. Mica il meetup è una cosa del Movimento 5 Stelle. Quando noi apriamo un meetup, si può presentare comunque chiunque persona come ospite, no? Cioè, non deve necessariamente essere una persona comunque legata al movimento. Sì, sì, pure non dovrebbe essere così, giusto? Cioè, io vengo, partecipo perché mi interessa l'argomento, poi mi incuriosisco e magari mi iscrivo al meetup e magari mi iscrivo pure Mario, al movimento. Alle tematiche, allora, cioè, io ho cercato, quel tema, ho no. cercato di far comprendere, di dire, ragazzi, cioè, io è un progetto in cui non so neanche io dove andremo a finire, se avrà una finalizzazione istituzionale, se sarà soltanto un grosso database di informazioni cui tutti potranno, diciamo, attingere. Certamente è un tema che è molto sentito e fino a ora non è stato comunque trattato da nessuno, anzi, scusatemi, ho colto l'occasione pure per invitarli venerdì. Soltanto mi agganciavo a lui per dire questo fatto, cioè, di includere anche persone che magari non sono del movimento, della nostra comunità. Okay. Poi magari mi supportate anche voi se siete o meno d'accordo, sì, con questa tesi. Ecco qua. Grazie. Allora, io volevo fare una precisazione, dato dai dati che sono usciti dalle votazioni. Un po' di voce, Antonio. Guarda, Spinelli. Allora, dai dati che sono usciti dalle elezioni, ho notato dov'è che non abbiamo preso voto, dove non siamo stati presenti. E dov'è che non siamo stati presenti? Tutta la zona orientale. Ponticelli, Barra, San Giovanni ha visto qualcosa, ma solo gli ultimi 20 giorni. E pure, per esempio, San Pietro a Patiera, zona di Mitro a Casolo. Allora, a questo punto, diciamo, a livello organizzativo, non voluto, secondo me dobbiamo battere su quella zona, ma proprio, come diceva Ciarambini, porta a porta. E se ci muoviamo qui, abbiamo qualche chance. Vabbè, chi viene dopo? Il moderatore si è assentato.
Luca, devi intervenire. Sì, soltanto se volete ascoltare. Allora, parto dall'analisi del gruppo. Lasciamo proprio l'aereo in passi. No, Carlo, tu cedo volentieri la parola. Luca, Carlo, ti ascolto, ti ascoltiamo volentieri. Allora, io, cari amici miei, al di là delle enunciazioni di principio, che mi stanno un po' stufando, scusate. Dunque, io vorrei dare un taglio di concretezza a questo incontro, lanciando sul piatto due nomi che mi sono venuti in mente. Ovviamente dobbiamo interpellare le persone se vogliono proporsi in rete nella scelta del candidato sindaco che dovrà essere poi portato avanti da qui alle prossime elezioni. Allora, io stavo pensando a due amici, due signori che ritengo siano persone abbastanza sveglie, attive, partecipi, cioè cittadini. Allora, mi viene in mente Giorgia Della Versana e Michele Napolitano e Michele Napolitano di Portici, che sono persone veramente molto che riescono secondo me attorno a loro a dare un certo interesse, una certa partecipazione. Ma Michele, se c'è la residenza a Portici, non penso che possa concludere come candidato sindaco. Sì. Ma quello veniva a Milano, lo devi lì. No, scusa, così ti chiedo, per le regole interne. Ma per le regole interne a me mi sembra che Michele Napolitano non può essere. Allora, no, no, c'è ovvio. Allora, poi facciamo un database per quanto riguarda i rappresentanti di lista. Io già mi propongo come rappresentante di lista per le prossime elezioni comunali. Perché, cari amici miei, è importantissimo avere una lista completa di quanti i rappresentanti possono essere presenti nei settori delle comunali, perché si vince la battaglia, si vince la guerra anche creando i presupposti per poterla vincere. Quali sono i presupposti? Sono i rappresentanti di lista. Cioè, francamente, non mi va, come è successo a me e come è successo anche a qualcun altro, trovarmi da solo in seggio con quattro sezioni che devo gestire io. Tu dici che dovrebbe allora, essere verificato prima questo punto. Esatto, bisogna. Da oggi. Sin da oggi. Allora, io mi propongo come rappresentante di lista e cominciamo a fare. Vabbè, dobbiamo okay. Riportare. Ho vinto la candidatura, sono rappresentante. È finito, no, ma non voglio fare discorsi teorici. Ok, Luca. Pure io non voglio fare discorsi teorici e vado a ruota su Carlo. Però una riflessione sul voto serena, pagata, va fatta. Allora, il primo dato, secondo me, che insomma, in pochi hanno sottolineato, ma che è il principale, secondo me, è l'astensione. In Campania abbiamo raggiunto il 50% di astensione, a Napoli il 60% di astensione. Hanno votato 4 napoletani su 10. Che vuol dire? Che avendo raggiunto il 24%, noi rappresentiamo un napoletano su 10. Aprite le orecchie, noi rappresentiamo un solo napoletano su 10. Gli altri non ci conoscono o non ci premiano. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza dobbiamo lavorare di più e meglio. E il modo con cui abbiamo affrontato fino ad ora questa discussione non ci fa aumentare di 0, questa percentuale. Perché cominciare a ragionare di candidature, di nomi e di consiglio comunale ha pochissimo senso se non abbiamo in mente cosa fare in consiglio comunale. Che cosa fare in consiglio comunale? Non chi mandare in consiglio comunale. Allora i discorsi politicisti vanno respediti al mittente e se provengono da persone che poi invocano l'unità vanno doppiamente rispediti al mittente perché hanno poco senso, uno della realtà, due della politica. Cosa fare? Lavorare sui temi, lavorare su cosa immaginiamo
utile per questa città. I dossier sono 100.000, sono 100.000 i dossier di questa città. Ci sta Ledellandia, ci sta Bagnoli, ci stanno i quartieri malfamati. Questa è la cosa importante. Allora, se uno costruisce un percorso sui temi, naturalmente usciranno dei nomi che quei temi sapranno rappresentarli in Consiglio Comunale. Questo è quello che penso io. Dopodiché, vogliamo continuare a guardarci soltanto dentro? Possiamo tranquillamente farlo, ragazzi, ma non ha alcun senso continuare a guardarci dentro. Perché dobbiamo invece coinvolgere le persone. Ora, la regione non fa battere il cuore, ma i ragazzi non sanno neanche cos'è la regione. Il comune farà battere il cuore, sì, però bisogna ragionare su cosa abbiamo in mente per Napoli, non su chi mettere nel consiglio comunale. Non siamo mica un partito. Allora proviamo a ragionare su come vogliamo trasformare la città della scienza, su cosa immaginiamo per Bagnoli, su come riqualificare i quartieri spagnoli, come includere la periferia al centro, come ripensare i trasporti. Proviamo a ragionare su questo, non sui nomi che possono o non possono rappresentare questa o quella comunità. Una comunità si tiene insieme su questo, non su altro. Dopodiché il metodo già c'è, non è che ce lo dobbiamo inventare. Lo hanno sperimentato già nelle grandi città, la votazione sarà online. E Roberto Fico lo ha ribadito anche in un'ultima intervista al Mattino. Non c'è da ragionare sul metodo, c'è da ragionare sui temi, ma soprattutto sulle soluzioni da dare a questa città, che sta affondando letteralmente. Sta affondando letteralmente. Allora, se poi vogliamo cominciare a ragionare di unità, allora proviamo per esempio ad ascoltarci, proviamo per esempio a non accavallare le iniziative, proviamo ad esempio a valorizzare il talento di tutti, perché ciascuno ha un proprio talento e soltanto, come dire, mettendo a sistema il talento di tutti che si fa rete e che si trova una soluzione complicata per problemi complicati che sembrano quasi insormontabili. È solo così che si risolvono i problemi. Ciascuno ha un talento, ha una sensibilità. La cosa importante è metterlo a regime. Fare i nomi non è assolutamente utile, né per chi li fa, né per chi ha l'onore di vedersi riconoscere e tributare un atto di fiducia. Perché significa mettere il carro davanti ai buoi. Proviamo ad imparare anche dagli errori di quest'ultima tornata elettorale, dove abbiamo fatto prima i nomi e poi il programma. Abbiamo ragionato e abbiamo fatto uscire 50 nomi prima del programma a questo giro per le regionali. E ora dobbiamo affannare e correre per costruire qualcosa che solo nelle nostre teste esiste, ma che forse non è chiaro. Allora, il percorso esiste. Poi proviamo anche a mettere da parte questa sensazione di dover ricominciare sempre da zero. È un percorso che è cominciato 10 anni fa, questo. Se stiamo qua, come dire, un nocciolo di attivismo c'è stato. Anzi, ci dobbiamo evolvere. Ecco, no? Allora, per l'evoluzione proviamo a ragionare su quello che serve alla nostra città. La sensibilità di ciascuno su questo o quel tema. Cerchiamo di coinvolgere le persone. Non ci guardiamo sempre dentro e l'ombelico. Non ci spariamo sui piedi e non ci spariamo addosso, perché non ha senso. Oggi il vero atto di coraggio e di quelli che restano in questa città, non di quelli che se ne vanno. Io ho due fratelli che sono andati fuori. Oggi il vero atto di coraggio è restare per combattere, non andare. Allora proviamo veramente a fare rete. Non proviamo solo a ragionare sulla rete, proviamo ad essere rete. Questa è la grande differenza. Solo questo volevo dire. Aspetta. Lauro. Anche perché dato lo dice. Però hai costruito una rapida cosa lunga. Io non trovo negativo che un attivista come Carlo abbia espresso delle. Non ho detto mica negativo. Cominciare a scambiarci delle opinioni su attivisti che potrebbero, secondo me, una cosa. Carità, che male non fa. Può far solo bene. Allora.
deve parlare per inciso qualche altra persona? No, no, io non volevo fare un intervento. Allora, volevo un attimino ricollegarmi al discorso di Luca. È giustissimo. Ciao, sono d'accordo con te. Bisogna anche abbozzare, cominciato da stasera, un programma. Cioè, quali devono essere i punti qualificanti che caratterizzano l'azione politica del Movimento 5 Stelle a Napoli? Allora, io propongo, dal mio modesto punto di vista, di focalizzare, di mettere a fuoco e di sviluppare la nostra iniziativa politica su quattro punti importantissimi. Raccolta differenziata, degrado del verde attrezzato, mercatini rionali e collasso dei trasporti pubblici. Su questi punti noi dobbiamo denunciare e controbattere qualificandoci per superare queste tematiche in positivo, questi problemi in positivo, ed uno per uno arrivare ad un documento elettorale, un documento politico che appunto dia la dritta su quello che deve essere l'iniziativa concreta, l'iniziativa politica concreta del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni comunali. Voglio fare una... Se tu sei d'accordo, Luca, voglio proporti come candidato sindaco in rete. No, ma no, ovviamente no, questo, okay, no, questo... Allora parlo arabo, io sì, parlo un'altra lingua. Okay. Carlo, io ti ringrazio per la stima, però... Non è questo. Se siamo tutti d'accordo... Ok, no, non facciamo se siamo tutti d'accordo, se siamo tutti d'accordo, andando sul pratico, io direi di solo un secondo... Se siamo tutti d'accordo, andando sul pratico e raccogliendo l'invito pratico per dare senso al tempo che ciascuno di noi toglie dalla propria professione e dalla propria vita privata, direi di far uscire questa richiesta precisa da questo tavolo. Cominciamo a ragionare sul programma. Oggi questo gruppo di 20 persone chiede al Meetup Napoli di aprire il tavolo del programma. Sì, ma apriamo anche la discussione. Questa è la cosa importante. Ragioniamo sul programma. Ci sono i trasporti.